Buongiorno Morelli, hai già preso il caffè stamattina? No, perché mi sono appena alzato, ancora notte fonda, non vedo quasi niente, è buio. Infatti, sono soltanto le 11:20. Sì, ma è buio, è buio, è buio. Andiamo. Pensa che possiamo parlare di Perché lei qualche mi cosa che chiama abbia sempre a un quest'ora della senso? notte e poi non riesco a capire. Perché mi piace vederla uscire dal letargo. Eh sì, vabbè, a me un po' meno, ma insomma. Ok, di cosa vuole che parliamo? Parliamo di turismo oggi. Di turismo? Cioè? Sì, parliamo di turismo. Quali sono, secondo lei, le iniziative che possono essere messe in campo da una struttura turistica per aumentare la propria visibilità? Visibilità, cioè farsi vedere. Sì, farsi vedere. Sì, allora, secondo me il farsi vedere oggi per una struttura turistica si ricollega in modo abbastanza diretto con un'esigenza che ha il turista, cioè quella di vedere in anteprima il luogo in cui andrà a trascorrere una vacanza o semplicemente per un weekend o semplicemente per un pernottamento. Oggi assistiamo un po' a questa tendenza, favorita molto anche dallo sviluppo di internet, del turista di vedere attraverso foto, video, informazioni visive comunque, in anteprima il luogo e la struttura turistica in cui si recherà. Cioè, sostanzialmente, c'è un po' una tendenza a organizzare il viaggio prima ancora di partire, ma organizzarlo non solo dal punto di vista così pratico, operativo, organizzarlo vedendolo, guardandolo e quindi scegliendo sulla base di immagini. Quindi se io ho un mio bed and breakfast oppure una locanda, cosa posso fare per farmi vedere e per fare in modo che il turista non arrivi con troppe sorprese a casa mia o nella mia struttura? Ma sicuramente fare ricorso alle immagini, quindi abbiamo già moltissimi siti internet che pubblicano immagini fotografiche molto belle della struttura turistica, ci fanno vedere l'esterno, ci fanno vedere l'interno, le camere, l'arredamento. Queste immagini fotografiche sono preziose perché trasmettono delle informazioni che altrimenti dovremmo leggere, insomma, c'è un vecchio detto che un'immagine vale mille parole, insomma, nel senso che è più immediato, è più facile comprensione, arriva immediatamente e comunica all'istante, insomma. Oltre all'immagine fotografica, se è vero che un'immagine vale mille parole, un video ne vale un milione, nel senso che un video è ancora molto più ricco, molto più comunicativo, molto più immediato, molto più completo sul piano dell'informazione che può trasmettere. Per cui sicuramente una struttura turistica, pensiamo in particolare a un agriturismo che ha anche un esterno, che ha spesso un interno caratterizzato in un certo modo, con una certa atmosfera, il video Che ha anche una sicuramente. produzione, Che ha? l'ho interrotta per dire che ha anche una produzione, Una molte volte produzione, sì, può avere una cantina, certo. può avere dei campi, può avere un allevamento di animali. Sì, appunto, quindi proprio questa varietà di offerta che ad esempio un agriturismo ha, a differenza di un hotel. Ma proprio anche il rapporto interno-esterno, quindi quella particolare atmosfera che si crea all'interno di una struttura come un agriturismo, io credo che un video professionale, un video realizzato in modo giornalistico, sia sostanzialmente lo strumento migliore, più ricco, più completo sul piano informativo, sicuramente. Ma quindi se io dovessi aprire una locanda, lei sicuramente mi consiglierebbe di fare un video. E se io le dicessi, sì vabbè, però io sono già contenta così con i miei clienti, lei me lo consiglierebbe lo stesso un video?
Che cosa ci faccio? Intanto potrebbe Dove guardarlo lo lei, metto? questo. Eh? Potrebbe guardarlo lei così, quando hai momenti di pausa. Ma, no, comunque, cioè, il video che cos'è sostanzialmente? Il video è un'immagine raccontata dell'attività, della struttura, no? Trasmette, abbiamo detto, moltissime informazioni. Quindi in ogni caso esistono varie tipologie di video, esiste il video istituzionale, definito così proprio perché racconta l'immagine della struttura, quindi anche soltanto dal punto di vista dell'immagine potrebbe essere. È un rafforzativo anche nei confronti della propria clientela abituale, insomma, no? Il video si può trasformare in un gadget, lo duplichiamo su un DVD, ai suoi clienti, lei può fare un omaggio, che è comunque un omaggio simpatico, e quindi fornire il DVD, in cui viene raccontata la struttura all'interno della quale, il cliente ha passato un periodo, di vacanza. Questo nel caso che lei non abbia bisogno di pubblicizzare la sua struttura. Se invece ha bisogno di fare promozione alla sua struttura, beh, insomma, il video direi che è abbastanza fondamentale, insomma, per attirare nuovi clienti. Certo, qui se la struttura la gestisco io, siamo anche belli, ci facciamo anche vedere al limite, ma e dove lo mettiamo questo video però? Io ho già un sito internet, lo metto sul mio sito? Sì, lo può mettere anche sul sito della struttura, sul sito dell'agriturismo, dell'hotel, del bed and breakfast, eccetera. Può essere collocato lì, ma la destinazione principale di un video che ha lo scopo di raccontare la struttura, di consentire a chi è a casa di vedere in anteprima la struttura, non è tanto all'interno del sito internet che già c'è. Va bene anche collocarlo lì, va distribuito. Ci sono i social network, ci sono le pagine di Facebook, ci sono i canali come YouTube, ci sono altri circuiti turistici che fanno promozioni alle strutture alberghiere. Il video va distribuito in rete. Molti fanno l'errore di metterlo all'interno del sito, magari hanno poche visite all'interno del sito, poi dicono: ma il video non mi ha dato nessun risultato. Perché il video deve essere distribuito in internet. Internet è una rete molto ampia, ogni giorno diventa più grande. Ci sono dei canali di condivisione di questi video, ci sono dei circuiti. Ci vuole una persona competente che non solo realizzi il video, ma curi anche la distribuzione. Il video è un prodotto da utilizzare. Ah, quindi non è che è finita lì, facciamo un bel video, No. io, le mie caprette, i miei due cani e lo mettiamo sul sito, non No, serve a il niente video è un punto così. di partenza, un video è un punto di partenza, è un altro viaggio il video, è un racconto che inizia, è un racconto che appunto deve essere, che deve avere un destinatario, quindi deve essere fatto vedere a qualcuno. Sì, però i miei clienti quando vanno in piscina, quando vanno dalle mie caprette, già fanno qualche video e me lo mettono su YouTube, la stessa cosa, no? Beh, non credo che un video amatoriale fatto così con lo scopo di ricordare a se stessi alcuni momenti piacevoli che sono stati vissuti all'interno della struttura sia un po' la stessa cosa. Insomma, intanto c'è un problema di privacy legato alle persone, per cui l'immagine delle persone non è che può essere diffusa così tranquillamente, ma c'è una grossa differenza tra una ripresa amatoriale che ha l'unico scopo di raccogliere e conservare un ricordo, è un video che invece è destinato alla comunicazione. Cioè, il video professionale che suggerisco io, che proponiamo, è quello destinato a comunicare, insomma. Quindi ha un target pubblico. Lo scopo è far vedere, ripeto, far vedere la struttura a chi è tranquillamente seduto a casa di fronte al computer e vuole vedere questa struttura da tutti i punti di vista. La possiamo raccontare con le parole, la possiamo scrivere, la possiamo raccontare con le immagini fotografiche,
La cosa più completa in assoluto è un racconto audiovisivo, quindi il video. Anche perché abbiamo la possibilità in questo modo di rendere protagonisti i gestori delle strutture ricettive. Ci sono determinate, Quindi si chiudiamo possono qua. conoscere in anticipo? Certo. Lei potrebbe farsi conoscere in anticipo. E Cioè, questo potrei può avere un recitare all'interno significato, del mio video. nel senso che, ecco, mentre altre strutture possono essere un po' più anonime, meno personalizzate, alcune strutture, in particolare gli agriturismo, hanno un'atmosfera, hanno un'identità, è questa l'identità che va raccontata. L'identità è data dall'arredamento, dall'esterno, dal tipo di ristrutturazione che è stata fatta del casale, della villa, eccetera, ma è data anche dalla gestione, da chi ci lavora. Il Vabbè, a me mi ha video. quasi convinto. Ma non avevo dubbi su questo. A me mi ha quasi convinto, ho sempre desiderato fare l'attrice di un video all'interno della mia struttura per presentare quello che non riesco effettivamente a descrivere con le parole, quello che mi dicono sempre tutti. È impossibile Ok, descrivere con le proviamo. parole la luce di una candela. Certo, occorre quell'atmosfera particolare che il video può dare in più. Direi che Quando è che siamo. cominciamo? Possiamo cominciare subito. Mi mandi privatamente il numero di telefono. Lei non può provarci tutte le volte, non può. Siamo in chiusura, dobbiamo chiudere. Fortuna. Alla Le prossima. mando l'email. Alla prossima. Cominciamo con l'email. Info chiocciola. Ok, salve.